Oraci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi andando a spasso. Oggi in questo video ricchissimo vi propongo un resoconto della mia avventura Altoissimi, una fiera di Roma incentrata principalmente sui giocattoli d'epoca, ma dove è possibile trovare anche delle chicche niente male per quanto riguarda il retro gaming. L'obiettivo era quello di spendere il meno possibile, portandosi però a casa qualcosa di gustoso, e sono riuscito a fare degli acchiappi niente male, e tra questi c'è anche un gioco molto raro per Wii U. Si tratta di un affare? Non lo so, me lo direte voi. Però prima di tutto ci tengo a precisare che se posso raccontarvi tutto questo è anche e soprattutto merito di Shigeru Spielberg Cacioppo, che con inquadrature dal taglio sperimentale, una scelta perfetta dei soggetti da immortalare e una conoscenza magistrale della fotografia cinematografica vi farà rivivere l'esperienza del Toissimi proprio come se foste lì con me, meglio del VR. Grazie gigantesco poi soprattutto a Toji Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Voi comunque supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Io ho detto tutto, iniziamo! Il Toissimi è una borsa di scambio pensata principalmente per i giocattoli d'epoca e per il modellismo, e gli stand presenti a questa edizione erano dedicati prevalentemente a questo settore del collezionismo. Non ho una grande conoscenza di questo ambito, ma devo dire che rimango sempre molto affascinato girando per stand del genere. Alla fine, in un modo o nell'altro, un po' tutti noi molte di queste cose le abbiamo incontrate durante l'infanzia, solo che per me non sono poi diventate una passione o un oggetto da collezione. Però girare una fiera del genere è un continuo sbloccare ricordi, e mi assale quel giusto senso di nostalgia, abbastanza forte da ricordare con affetto questi oggetti, ma non così grande da mettere mano al portafogli, per fortuna. Ma perché mi aggiravo con una scatola in mano e uno zaino gigantesco manco fossi il peggiore dei contrabbandieri? Come ho detto, l'obiettivo era quello di spendere il meno possibile e Altoissimi ho portato diversi oggetti di scambio. Nella scatola avevo un lotto di Mighty Max ritrovati in cantina qualche tempo fa, una serie che da piccolo mi aveva letteralmente stregato e che veniva accompagnata da dei giocattoli che erano la versione per maschi delle Polly Pocket. Se questi nomi non vi dicono niente, beati voi, significa che siete giovani. I Mighty Max erano composti da tante parti staccabili e personaggi in plastica, e che ve lo dico a fare, quelli in mio possesso erano incompleti, e mettersi a venderli singolarmente sarebbe stata un'impresa impossibile. Quindi me ne sarei liberato volentieri senza troppi pensieri e pretese di monetizzazione. Già più interessante questo Jig Tiger, sempre di Mighty Max, che ha un buon mercato tra gli appassionati di queste consoline LCD. Si trattava sì di un altro di quegli oggetti che hanno fatto parte della mia infanzia, ma che ormai erano decenni che era in cantina a prendere la polvere. Sapevo già sarebbe stata una buona moneta di scambio. Insomma, mi inizio ad aggirare per gli stand e ad occhio subito delle cose molto interessanti. Uno degli stand più fighi, con tantissime prelibatezze Nintendo, era ovviamente gestito da dei poracci Doc, che saluto. Qui c'era una selezione bella corposa di console boxate che attraversavano tutte le stagioni degli hardware Nintendo, ma la più bella per me rimane questa esclusiva del mercato spagnolo del Super Nintendo, che includeva al suo interno la Super Mario All Stars in una copia che comprendeva Super Mario World, un bundle da sturbo. Già solo la scatola è spettacolare. C'era anche la sezione statue. Se Miss Dronio fa sempre girare la testa, porca miseria che roba assurda che è questo bronzo di Link a cavallo della First Four Figures. Questa è la tamarrata definitiva a tema Breath of the Wild. Non so se vi rendete conto, ma è grande più o meno come un mezzo cacioppo. Comprarla significa far entrare dentro casa un altro membro della famiglia. Sarebbe troppo anche per me. È da un po' di tempo che tengo d'occhio i modelli del primo Nintendo DS, e dopo la chiacchierata con Leo Chiolinchio spero un giorno di riuscire a recuperare il VIP pack del primo modello. Certo è che anche questo DS FAT con Metroid Prime Hunters mi ha messo in crisi, però 180 euro era decisamente fuori dal mio budget. Dovevo rimanere fedele a quello che mi ero detto all'inizio: spendere il meno possibile. Comunque questo era uno stand da paura. Un'altra vera chicca che ho spottato quasi per caso era in quest'altro stand, dove quasi era nascosta una copia PAL ITA di Resident Evil 2 per GameCube, una cosa che non si vede tutti i giorni. E infatti questa era una mazzata vera. 300 euro per una copia senza manuale. È vero che questo è diventato uno dei giochi più rari in assoluto per Nintendo GameCube, ma voi lo fareste mai un acquisto del genere? Soprattutto tenendo a mente che è praticamente impossibile trovare un manuale sfuso con cui completare la copia. Io personalmente sono passato oltre senza pensarci su due volte. Tralasciando l'emozione che mi scatena a rovistare tra le pile di titoli PlayStation 1, e sì, ero mezzo tentato di prendere quel Glover, ma questo era leggermente troppo caro, o anche il colpo di fulmine che ho avuto per il capolavoro Donkey Kong Jet Race,
pure questo leggermente sovrapprezzato, c'è stato spazio anche per il momento flipper. Purtroppo mettersi in casa dei bestioni del genere è una spesa imponente e richiede anche parecchio spazio, ma fa sempre un certo effetto vedere questi macchinari dal vivo. Non è solo l'effetto nostalgia, sono proprio belli da vedere e affascinanti in ogni loro singola componente. Però se uno cerca qualcosa di meno impegnativo, anche il cazzeggiare su un arcade custom di Puzzle Bubble ha il suo perché. Non trovate? Ma prima di continuare con il video vi devo assolutamente parlare dello sponsor di oggi, Otoji Retro Games. Se siete appassionati di retro gaming dovete assolutamente farvi un giro su Otoji Retro Games, un sito con un catalogo in continuo aggiornamento dove troverete di tutto, dai titoli più comuni a prezzi stracompetitivi fino ai pezzi più ricercati in condizioni eccellenti, roba per palati fini insomma. Che siate collezionisti Nintendo, appassionati Sony, nostalgici Sega o ossessionati da Xbox, ce n'è veramente per tutti i gusti e vi consiglio di guardarvi ogni settimana le novità che vengono caricate su Otoji Retro Games e anche le anticipazioni che arrivano sui social, lì troverete delle vere chicche. Ma se avete perso la passione o semplicemente dovete liberare spazio dentro casa, Otoji Retro Games offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate tutte le informazioni sul sito. Che dire, ancora grazie a Otoji Retro Games e andiamo avanti. Ma bene, abbiamo detto che mi dovevo liberare di quei Mighty Max e ho contrattato con il proprietario di questo stand, che ha un negozio a Roma, che mi ha detto che giustamente per questa fiera aveva preferito dare più spazio ai giocattoli che ai videogiochi. Ero un po' in crisi perché c'erano tante robe interessanti, ma nulla che mi colpiva veramente. Insomma, bellissimi Game & Watch, però se mi metto a collezionare pure questi è la fine. Quindi, incredibile ma poro, dopo tanto rimuginare, l'occhio mi è caduto su un titolo della mia infanzia che avevo anche citato recentemente in una live, poi per PlayStation 1. Titolo multiplayer molto rudimentale, un'arena brawler alla Power Stone, ma molto più grezzo, dove l'unico obiettivo è quello di tirare di tutto addosso agli altri tre avversari presenti all'interno dell'arena. Non ne avevo mai vista una copia dal vivo, anche perché all'epoca lo giocavo ovviamente stratarocco, quindi per me è stato un po' un segno del destino. Dovevo prendere questa copia di Poi, che però veniva apprezzata decisamente di più rispetto alla valutazione iniziale che mi era stata fatta dei Mighty Max. Anche perché si tratta di un gioco abbastanza raro e soprattutto nella versione PAL ITA, quando questa esce fuori, di sicuro non ve la regalano. Però questo significa anche che è un titolo estremamente di nicchia e non è facile trovare un acquirente interessato a portarselo a casa. Quindi alla fine la valutazione iniziale dei Mighty Max è salita parecchio e mi sono potuto portare a casa Poi con soli 20 euro di differenza, mi sembra. Certo, la scatola non è messa benissimo, ma il venditore mi ha promesso che se passo in negozio me la cambia senza problemi. C'è il manuale di istruzioni, bellissima la grafica PlayStation 1, e questo è chiaramente un rip-off di Schwarzenegger, Arnold Sancho, e abbiamo anche il disco di gioco, che come tutti i dischi PlayStation 1 dell'epoca è in condizioni accettabili, diciamo così. Purtroppo tendevano a graffiarsi molto facilmente. Comunque mi fa molto ridere la cosa che il gioco venisse venduto all'epoca a 110.000 lire, una cifra folle, insomma non c'è da sorprendersi se poi tutti quanti piratavano come se non ci fosse un domani. Ma bene, è giunto il momento di parlarvi dell'acchiappo che ha dato il titolo al video. Mentre facevo uno dei primi giri di ricognizione, ho subito notato una minuscola pila di titoli Wii U che aveva al suo interno Tank 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 in versione PAL ITA ESP, ovvero con l'italiano e lo spagnolo nella copertina. Il gioco doveva essere ancora apprezzato, ma il venditore mi ha detto che l'avrebbe venduto a una cinquantina di euro, che già di per sé è un prezzo ottimo rispetto a quello che potete trovare su eBay o Vinted. Io mi sono segnato la cosa e mi sono detto vabbè, in caso ripasso dopo, ma mi è presa un po' di ansietta e sono tornato praticamente dopo 5 minuti con l'intenzione di contrattare con il venditore. Come potete vedere, questa è una copia completa, ha sia diciamo il mini manuale di istruzioni che una registration card di Bandai Namco, quindi era un acquisto che avrei fatto comunque ad occhi chiusi, ma avevo intenzione di contrattare e gli ho lasciato tre cose, che erano due doppioni. Il primo è stato un Super Mario 64 che era in condizioni non proprio buonissime, infatti ho ottenuto la prima copia che ho avuto nella mia collezione, che è quella che mi è stata inviata da Otoji Retro Games, e poi gli ho dato anche un Zone of the Enders dei Second Runner in versione PAL UK, e io mi sono tenuto la versione completa però PAL ITA, che decisamente preferisco avere in collezione. Inoltre gli ho lasciato, purtroppo non posso farvelo vedere,
una copia sealed platinum di Oddworld, che però purtroppo aveva il cellophane rovinato e quindi era un pezzo che difficilmente sarei riuscito a vendere o comunque a piazzare a un buon prezzo. Però in cambio di questi tre giochi ne ho presi altrettanti, perché oltre a Tank Tank Tank, di cui vado proprio fierissimo, le contrattazioni sono andate avanti con una differenza di 10€. Mi sono portato a casa due titoli Game Boy Advance. Il primo è Namco Museum, una raccolta dei classici arcade targati Namco, quelli proprio vecchi come il cucco, versione PAL ITA, completo di tutto. E l'ho preso in realtà perché non è che io abbia tutta questa voglia di giocare a Miss Pac-Man o a Galaga, ma più che altro perché, a parte che non si dice mai di no a un gioco Game Boy Advance, ma perché si trattava di uno dei titoli di lancio del Game Boy Advance, ma solo in America. Insomma, ha un bel valore storico come collection, che tra l'altro fu portata su praticamente tutte quante le piattaforme dell'epoca. E oltre a questo, che vi ho detto è completo di tutto, abbiamo anche il demake o porting, diciamo per modo di dire, di Prince of Persia, Le Sabbie del Tempo, quello che io reputo essere uno dei migliori action in tre dimensioni di sempre. Veniva rifatto in una versione un po' poraccia per Game Boy Advance, che diventava in realtà un titolo bidimensionale, dalla grafica anche piacevole ma dal gameplay abbastanza lignosetto, quindi si perdeva in questa conversione, diciamo, l'aspetto più interessante di tutta quanta l'operazione. È una copia PAL Multi che ha sia cartuccia che manuale, però non ha purtroppo il vassoietto porta cartuccia interno di cartone, si può recuperare facilmente, e questo qua vedete è il corposissimo manuale PAL multilingua, che presentava più e più volte sempre le stesse informazioni, però in lingue diverse, tra cui anche l'italiano. E questo l'ho preso non perché sia un titolo raro o un titolo particolarmente piacevole da giocare, ma più che altro perché, se mi seguite da un po' di tempo lo sapete, io sono sempre molto affascinato da queste conversioni che cercavano di, un po' in modo paraculo, ricreare o almeno far credere al grande pubblico che sarebbe stata ricreata l'esperienza delle console casalinghe su Game Boy Advance. A volte ne uscivano fuori dei prodotti ambiziosi ma estremamente interessanti, molto spesso ne uscivano fuori delle ciofeche che proprio era meglio. Non posso dire si trattava di una truffa, ma insomma poco ci mancava. Direi che questo Prince of Persia, The Sands of Time, ricadeva un po' nel mezzo. Però ditemi voi, secondo dal vostro punto di vista, se questo qua è stato un buono scambio. Vi posso dire che io di sicuro a livello economico non ci ho rimesso, perché tutte le cose che ho dato via le ho pagate molto di meno di quello che potevano essere valutate, quindi non lo so, io sono parecchio felice, soprattutto per lui, perché la mia collezione Wii U inizia a essere molto molto interessante, e quella Game Boy Advance ormai cresce ogni giorno che passa, e che non può che rendermi strafelice. Ma prima di chiudere l'esperienza del Toy, ho deciso di fare un ultimo giro di ricognizione quando ormai erano quasi le 7 e tutti gli stand stavano chiudendo e stavano mettendo da parte la roba, perché il giorno seguente ci sarebbe stata la seconda giornata di fiera. Un momento in cui, diciamo, i venditori sono un po' più distratti e magari anche meno interessati a contrattare, e insomma rovistavo un po' tra i vari stand, e che mi trovo? Una copia in ottime condizioni per Game Boy di FIFA 96, FIFA Soccer 96. Ora, non è il gioco della vita, per carità, però trovare un titolo Game Boy europeo tenuto così bene al giorno d'oggi, bah, mi sembra una cosa non così semplice, e soprattutto era prezzato 15€. Al che era dentro un blister protettivo, quindi non potevo vedere cosa c'era all'interno, più che altro non avevo voglia di mettermi a aprire là sul momento. Il venditore era al telefono, l'ho guardato da lontano, ho fatto: me lo fai a 10? E lui fa: sì sì, figurati, prenditelo, eh. Quindi per 10€ mi sono portato a casa questo FIFA Soccer 96 in condizioni buone. La scatola è in condizioni accettabili, dire buone sarebbe un po' un'esagerazione, soprattutto per le linguette che, come sapete, sono una cosa che prima di tutte tende a rovinarsi, però è una copia completissima di tutto. Abbiamo il manuale di istruzioni, abbiamo il porta cartucce in cartone, la cartuccia, vari flyer, opuscoli, eccetera eccetera, e c'è anche il posterone. Ragazzi, pazzesco. Quindi per me è stata proprio la chiusura in bellezza di questo Toissimi, con un acquisto a 10€, così, improvviso, ma forse uno dei più goduriosi. Questo per me è un vero affare, però aspetto di sapere la vostra, e soprattutto fatemi sapere chi sono questi due giocatori, perché non ne ho la più pallida idea. E questo, poracci, era il resoconto del mio giro al Toissimi. Fatemi sapere che ne pensate, se secondo voi ho fatto degli affari oppure sono stato truffato.
E magari anche se pure voi ultimamente vi siete cimentati nel rovistare nei vari mercatini di zona e avete trovato qualcosa di interessante. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi mi raccomando, nel frattempo fate i bravi, riposatevi, dormendo, fiere tranquille, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Porotoi, Michele Issimi, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione dei video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Proveremo, ma non è che mi sta un po' troppo vicino? No, 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 no.